Tanti, non è vero, No, non è no, no, vero. parlavo dei parenti. Ah, ma No, penso proprio di no, sto penso proprio. scherzando. No, volevo dirti, cosa ti senti di dire a queste persone che magari direttamente o indirettamente molte volte, no, fanno prevenire un po' de... No, Il non li voglio dottor definire Lanza, no, no, ti amici, dico, no, 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 nemici, ti eh. dico, il dottor Lanza che mi abbevera con le letture, con cose incredibili. Una volta mi ha portato un libro dove ho trovato scritto una cosa fondamentale. Ognuno di noi deve conservarsi dei nemici per la vecchiaia, perché aiutano a vivere meglio, ti danno entusiasmo, ti danno... I nemici ce li abbiamo tutti. Tutti. Devo dirti che sono ancora sono di più gli amici, e Beh, questo e questo è mi bello, riempie bello, di gioia. bello, 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 E bello, poi, bello, come diceva buono, giustamente, è non avevamo stimolante dubbi. avere dei nemici, dei sparring partner col quale confrontarsi, direi. Assolutamente. E È ti sei finita. praticamente meritato il premio, ma adesso prima, in poche parole, no, non devi cantare, ma devi descrivere la tua cosenza. La conosci, dico, ti ricordi qualcosa? Sì, devo dirsi questo, io sono nato qui vicino e la mia Cosenza è un'altra, era più piccola, finiva presto, era fatta di persone che quasi si salutavano, adesso è una città immensa, grande, trovo che stia subendo un processo di sprovincializzazione che adoro. Fortemente, non perdo occasione di tornare a Cosenza e mi rimprovererò tutta la vita di aver fatto forse ancora troppo poco per la mia città. Questo te lo dico col cuore. Come è nata questa idea nell'ambito di questo evento che è Sanremo, parlare delle tematiche dell'infanzia, questo progetto Non solo come è nata, ma come siete Darfur, riusciti a portarla avanti? a Che portarla poi. avanti con Paolo Bonolis. Volevamo fare sicuramente un Sanremo diverso, perlomeno speravamo di fare un Sanremo diverso. Io immodestamente credo che ci si è anche riusciti. Era successo quello che diceva prima Cino. C'erano dei riflettori accesi fortissimi sull'Asia e erano totalmente spenti sul Darfur. Sul Darfur c'è una cosa che ci ha colpito. Noi abbiamo come dire, la percezione del poco nei nostri paesi, che sono paesi ricchi o comunque con il benessere sicuramente forte. Abbiamo il senso della ricchezza, della povertà, del molto, del poco. Noi abbiamo scoperto una cosa tremenda, che nel Darfur i bambini non hanno questa sensazione del molto, i bambini non hanno niente. Il niente non è spiegabile, non è. Probabilmente forse non soffrono, ti dirò una bestemmia, perché non hanno niente. E allora volevamo in qualche modo, visto che abbiamo avuto moltissimo dalla vita, pagare in piccolissima parte un debito di riconoscenza verso un'esistenza che ci ha dato molte gioie. Complimenti, complimenti. Lucio Presta, ecco Complimenti. questo bellissimo premio ispirato alla Magna Grecia, ad un rito di propiziazione fatto dai sacerdoti per l'accoppiamento. Il premio realizzato dal maestro Ercole Brile. Quale va un applauso e un ringraziamento. Lucio Presta, ciao! Premio UNICEF Calabria. Lucio Presta, grazie. Approfitterei di questo momento e mi sembra di aver visto l'assessore al turismo. Lo chiamiamo un Sì, attimo sul anzi, palco? lo ringrazio per essere qua, l'assessore al turismo della Regione Calabria, Beniamino Donnici. Lo invitiamo in palcoscenico. Venga. Noi vogliamo conoscerla, vogliamo ringraziarla, vogliamo augurarci che in questo momento, ecco, di particolare interesse, sia sotto il profilo della comunicazione, quindi promozione turistica della regione e del territorio della Calabria, siamo in Calabria, per chi ci segue da tutta Italia siamo a Cosenza, possiamo anche abbinare la promozione attraverso queste iniziative per parlare anche, perché no, di sociale, perché anche questo è importante, quindi Ma un'occasione io sono importante. io che ringrazio voi per aver organizzato tutto questo, per averci dato il privilegio di ospitare questa splendida manifestazione in questa città e in questa regione su un tema così importante.
Io ringrazio l'UNICEF e vorrei confermare qui da Cosenza, da questo splendido teatro all'UNICEF, che la Calabria sarà sempre vicino all'UNICEF, perché la Calabria è terra che coltiva nel suo DNA i valori della solidarietà, dell'amicizia, dell'ospitalità e dell'accoglienza. Grazie, assessore. Intanto le auguriamo buon lavoro e però vorrei che lei, in considerazione proprio che il nostro spettacolo è in coro per l'UNICEF, tutti insieme, facciamo un appello insieme. Possibile vedere la grafica, così invitiamo chi ci segue da casa ad effettuare delle donazioni. Ecco, il conto corrente bancario è il 10792V. Comitato UNICEF Banca Andonvenita. Vorrei che lo facesse ripetere. Utilizziamo questo conto corrente e staremo, come è stato detto prima, anche noi meglio, facendo un gesto di solidarietà. Applausi.